La conta dei danni è già iniziata e sono ingenti. A Brescia ha scoperchiato parte del tetto di Brescia Motori. L'hanno chiamata Operazione Rugantino, in 15 nei guai a vario titolo per spaccio di droga. Come controllare i nostri investimenti nel periodo estivo? Quando siamo in vacanza, lo abbiamo chiesto ad Andrea Silvestri di RigSafe Capital. Secondo giorno di visite mediche per il Brescia Calcio, oggi c'era anche Castaldello. Tante gocce fanno un mare, tante piccole somme mensili possono costruirti un futuro sereno. Siamo RigSafe Capital, tu decidi quanto investire, come e dove lo decidiamo insieme. Vieni a trovarci, siamo a Brescia in corso Zanardelli 38. RigSafe Capital, investire consapevolmente. Buonasera dal telegiornale. Dunque, in primo piano c'è il maltempo. Ieri un maltempo che ha sferrato la nostra città ma anche la provincia, con vento fortissimo che ha scoperchiato tetti, ha sradicato alberi un po' ovunque in città. La zona più colpita è stata quella di via Ordinovi. Vediamo. Raffiche di vento, pioggia battente e tempesta. Un violento temporale si è abbattuto la scorsa notte su città e provincia, così come era stato ampiamente annunciato. E questa mattina su tutto il territorio bresciano sono evidenti le ferite lasciate dalla forte ondata di maltempo. La zona della città più colpita è stata quella di via Orzinuovi, dove i vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti per riparare la furia del vento che ha scoperchiato tetti e sradicato alberi. Al lavoro, fin dalle 3 di notte, associazioni di protezione civile per ripristinare nel più breve tempo possibile la circolazione in diverse vie interrotte. Inoltre il personale di San Filippo S.p.A. è intervenuto per ripristinare e rendere quindi nuovamente fruibili alcune strutture danneggiate dal maltempo. Invece il lido estivo di Monpiano è stato momentaneamente chiuso. L'intensità del temporale, come da previsioni di Trebi Meteo, è aumentata con il trascorrere delle ore e in particolare nella notte. La conta dei danni è in corso. Nella notte è impossibile definire la gravità delle decine di segnalazioni arrivate al comando dei vigili del fuoco di Brescia. In provincia, nella serata di ieri, la zona più colpita è stata ancora una volta la Val Camonica, seguita dal Garda, dove è stato chiuso anche un tratto di 45 bis. Le segnalazioni, nella serata e fino a tardanotte, sono state numerose, anche in questo caso, per alberi sradicati e tetti scoperchiati. E allora vediamo subito com'è la situazione, come sarà, anzi, la situazione nelle prossime ore con Trebi Meteo. Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Iniziamo partendo dall'immagine da satellite che ci mostra il nord Italia ancora alle prese con l'instabilità, mentre al centro-sud insiste l'alta pressione africana. A tal proposito, questa mattina un temporale ha interessato l'entroterra genovese scaricando fino a 100 mm di pioggia, ma soprattutto tra la tarda serata di ieri e la nottata violenti fenomeni temporaleschi hanno coinvolto il medio-alto Piemonte, parte della Lombardia e poi a seguire anche il Triveneto, soprattutto le aree montuose e pedemontane, con molte fulminazioni, pioggia anche abbondante, ma anche chicchi di grandine e violente raffiche di vento che hanno talora superato i 70-80 km all'ora, provocando diversi danni. In particolare queste immagini arrivano dal Bresciano. Ma anche sulla pedemontana bergamasca ci sono state numerosissime fulminazioni, come infatti possiamo notare da quest'altro video, e anche grandine segnalata nel corso della nottata sulla pedemontana veneta. La situazione nelle prossime ore vede ancora dell'instabilità a insistere sul nord Italia, in particolare sul Triveneto, l'Emilia Romagna, dove sarà ancora alto il rischio per acquazzoni e temporali durante il pomeriggio, ma il contesto andrà poi migliorando. Al centro-sud invece insiste l'alta pressione, con clima sempre molto caldo, un caldo afoso lungo le coste e nei grandi centri urbani. La tendenza per il weekend vede l'alta pressione che tornerà in qualche modo a rinvigorirsi sulle regioni settentrionali, pertanto c'è da attendersi una maggiore stabilità su tutto il nord, con temperature che riprenderanno ancora a salire sulle regioni settentrionali e afa sempre molto intensa. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. E il cambiamento climatico, secondo un sondaggio, secondo alcuni dati, spaventa gli italiani. Sentiamo perché. Gli italiani sono i più preoccupati in Europa in merito alle conseguenze che l'effetto serra può produrre sulle generazioni future. Il 67% inoltre ha avuto un'esperienza diretta nel proprio quartiere degli effetti del cambiamento climatico negli ultimi 12 mesi. È quanto emerge dal rapporto Gli italiani e il mutamento climatico, un barometro ecosociale, curato da Maurizio Ferrera, professore ordinario di scienza politica all'Università Statale di Milano e promosso dalla Fondazione Lottomatica.
C'è una grande preoccupazione sulle minacce che il cambiamento climatico può produrre. C'è anche una consapevolezza del fatto che il cambiamento climatico sia l'effetto dell'azione umana, e conseguentemente c'è anche molta paura, però, non solo per gli effetti diretti, ma anche per quelli indiretti, per esempio sul rischio di perdere l'occupazione o di perdere il reddito. L'Europa ha messo a punto una strategia che va sotto il nome di Green Deal, che prevede il raggiungimento di obiettivi molto ambiziosi per combattere il cambiamento climatico, prevede però anche la disponibilità di fondi per ammortizzare gli effetti sociali di questo cambiamento, solo che questa seconda parte non ha ancora raggiunto l'opinione pubblica. A far paura sono soprattutto la questione energetica e i suoi possibili effetti sulla sicurezza occupazionale ed economica delle famiglie. Gli italiani si aspettano che lo Stato intervenga per sussidiare i costi delle famiglie, in particolare per l'efficientamento energetico degli edifici. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Frattin. Il governo ha queste azioni di mitigazione per evitare un eccesso di emissioni, quindi vuol limitare le emissioni, anzi dobbiamo limitare le emissioni, e dall'altra parte accompagnare quelli che sono i più in difficoltà a un nuovo modello anche di vita, di comportamento, e dall'altra parte un sistema economico e produttivo, accogliere il cambiamento anche come un meccanismo per crescere. E chiudiamo questa pagina dedicata appunto al maltempo e poi anche al cambiamento climatico. Siamo alla cronaca con l'operazione antidroga dei carabinieri, 15 finiti nei guai per spaccio di sostanze stupefacenti. Nuova operazione antidroga portata a termine in queste ore dai carabinieri del comando provinciale nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Varese e Verona. Sono 15 le persone di nazionalità italiana e albanese finite nel mirino dei militari, 4 destinate al carcere, 7 agli arresti domiciliari e 4 destinatarie di obbligo di dimora. Le accuse sono di detenzione, spaccio e associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'operazione, ribattezzata Rugantino, è figlia di una lunga indagine basata su metodi tradizionali ma anche su sistemi più moderni di intercettazioni telefoniche, ambientali e GPS avvenute fra il marzo 2019 e l'agosto 2020. I carabinieri avrebbero individuato un'organizzazione strutturata professionalmente che era in grado di movimentare ingenti quantità di droga in città e nell'Interland, in particolare nella zona est. Durante le indagini sono stati sequestrati ben 6,5 kg di cocaina, 5.000 euro in contanti e 6 persone sono state arrestate in flagranza. Dall'alba di oggi l'esecuzione delle misure cautelari per 9 dei 15 indagati. I restanti 6 sono tuttora ricercati e con tutta probabilità sarebbero fuggiti all'estero. Cambiamo argomento, anzi andiamo ancora con la cronaca ma giudiziaria in questo caso, perché ci sono le motivazioni della sentenza per l'omicidio di Carol Maltesi. Ricorderete la donna massacrata a martellate da Davide Fontana e poi il cui corpo della donna venne ritrovato a pezzi a Borno mesi dopo. Non ci fu premeditazione e nemmeno le aggravanti dei futili motivi o abietti e della crudeltà, ed è per questo che i giudici hanno condannato Davide Fontana, bancario di 44 anni, a 30 anni e non all'ergastolo, come chiedeva invece il PM, per aver ucciso a martellate con una coltellata alla gola l'11 gennaio del 2022 Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina nel Milanese, facendone poi a pezzi il corpo che fu trovato mesi dopo a Borno, smembrato e messo dentro alcuni sacchi dell'immondizia. Si è reso conto che la giovane e disinibita Carol Maltesi si era in qualche modo servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali, hanno scritto i giudici, e che lo avesse usato, e ciò ha scatenato l'azione omicida. Motivazione che, secondo i magistrati, porterebbe quindi all'assenza di futili motivi o abietti. Parliamo ora di economia con investimenti e vacanze. Cosa succede ai nostri investimenti mentre noi siamo in vacanza? L'abbiamo chiesto a Andrea Silvestri, Relationship Manager di Rigsave Capital, azienda bresciana che si occupa appunto di investimenti. Possiamo parlare di un mercato finanziario che si rallenta, ma perché? Perché il sottostante del mondo finanziario, quindi se io acquisto determinati strumenti finanziari che hanno come protagonista le società, ovviamente fermandosi la società anche la volatilità del mercato
tendenzialmente è ferma, ma diciamo che è in linea veramente di massima, perché ci possono essere delle condizioni di mercato estremamente favorevoli anche in periodi di luglio e agosto, per cui prendiamola veramente come le pinze il discorso di un rallentamento dei mercati finanziari nel contesto estivo. I propri risparmi devono essere affidati a persone che lo fanno di professione e in quanto tali, in quanto professionisti, non si fermano. O quantomeno se si fermano, si fermano a turni in modo tale che il mondo della finanza possa essere sempre valutato e analizzato giorno dopo giorno, perché effettivamente chiudere la saracinesca in determinate situazioni lo può fare il retail, quindi l'investitore che ha dei risparmi con dei professionisti, perché sa che non deve fare una cosa day by day, quindi giorno dopo giorno andare a analizzare il mercato. Farla con una società di investimenti è decisamente diverso, per cui risulta complicato. Quindi diciamo che abbiamo capito che la società di investimenti generalmente non va in ferie. Sì, sostanzialmente questa è la risposta, purtroppo mi viene da dire, ma questa è la risposta. Parlando di ferie invece e di vacanze, sicuramente chi va un po' in vacanza sono i nostri autobus cittadini, perché è entrato in vigore l'orario estivissimo. Come era stato annunciato alla fine dell'anno scolastico, quando era entrato in vigore l'orario estivo, nelle settimane più calde della bella stagione il trasporto pubblico di Brescia adotterà il cosiddetto orario estivissimo. Da lunedì 17 luglio tutte le linee bus dell'area urbana di Brescia e dei 14 comuni limitrofi seguiranno da lunedì al sabato l'orario attualmente in vigore nella giornata di sabato, mentre ogni domenica seguiranno il regolare orario festivo-estivo. La linea 15 Monpiano-Noce-Girelli e la linea 18 Piazzale Beccarie-Vico-Castellano non seguiranno l'orario in vigore nella giornata di sabato, ma un orario dedicato al periodo estivissimo facilmente reperibile online. A partire da lunedì 28 agosto e fino all'11 settembre tornerà poi in vigore il regolare orario estivo. Da lunedì al venerdì sarà attivo il servizio estivo feriale, il sabato sarà attivo il servizio estivo ridotto e la domenica il servizio estivo festivo. A partire da lunedì 31 luglio e fino a sabato 19 agosto 2023 verrà inoltre temporaneamente sospesa la linea 18. Parliamo ora di spettacoli, perché ieri serata veramente molto molto partecipata in tantissime migliaia a Campomarte per gli Articolo 31. Se tutto invito meglio su chi senti un po' come me, filosofia del fatto, oh, oh, e non mi chiedi perché, che non hai niente più da vincere. Ritmo altissimo, adrenalina allo stato puro, un esercito di scatenati e scatenate un po' di tutte le età, da chi era ragazzino e ha vissuto gli anni 90 in discoteca, a chi è ragazzino oggi viene travolto dal rap del duo che da più di 30 anni fa ballare l'Italia. Voglio sentirvi dire Articolo 31! Articolo 31! Voglio sentire tutte le vostre voci all'unisono! Articolo 31 partono, mantengono, alzano, se mai fosse possibile, il ritmo per l'intera serata. J-Ax esordisce raccontando le sue radici bresciane da parte di mamma, originaria di Pudiano, piccola frazione di Orzi Nuovi. Mia mamma e la sua famiglia sono originarie di Orzi Nuovi. Sì, ma Orzi Nuovi era il capoluogo vicino, cioè dico, faceva il comune, però in realtà la mia famiglia, orgoglioso di essere uno di voi ragazzi. Adesso ho detto Orzi Nuovi e hanno gridato tutti. Vediamo se dico il paese dove in realtà viveva la mia famiglia, se qualcuno lo sa. Qualcuno probabile. Pudiano! Pensavo peggio, E io a 10-12 anni mi sono fatto una scorpacciata di tutti quei dischi. Però erano avanti, perché in mezzo a tutto questo c'era Black Sabbath, Renato Zero. Poi c'era, non so, Ian Gillan, Vasco Rossi. Cioè, erano già aperti mentalmente. E quindi io dovrò sempre ringraziare le mie radici bresciane, perché mi hanno trasmesso l'amore per la musica. E poi si riparte tra musica, rap, ricordi e tanto divertimento. Uno per l'articolo 31! Uno per l'articolo 31! Gracias.
Stasera altra serata al Brescia Summer Music, vi porto sul nostro giornale online per vederlo insieme. Arriva Brescia, appuntamento alle 21.30 anche stasera. Ci sono ancora posti disponibili se volete. I due singoli, quelli sicuramente più famosi di Brescia, sono appunto Altamente Mia ed è un... ed è praticamente il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album, ma ci sono tre guest star stasera che si alterneranno con Brescia sul palco del Brescia Summer Music, quindi è un'altra serata assolutamente da vivere con l'organizzazione CPS e fra l'altro con la partnership media partner di Elive e di Radio Bruno. Voltiamo pagina, torniamo a parlare di economia grazie alla collaborazione con Italpress. Parliamo di PNRR con il governo che ha modificato 10 obiettivi per arrivare ad incassare la quarta tranche. La cabina di regia del governo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha approvato le modifiche agli obiettivi relativi alla quarta rata da 16 miliardi di euro. Il via libera arriva dopo lunghe trattative con la Commissione europea. Si va dal cambio del soggetto attuatore per gli interventi a Cinecittà a un nuovo bando per gli asili nido, oltre agli investimenti nelle tecnologie satellitari, nell'idrogeno e nelle infrastrutture ferroviarie. Saranno indette nuove gare per le colonnine di ricarica per le auto elettriche, mentre ci saranno modifiche sull'ecobonus, sul sostegno alle imprese femminili e per gli interventi contro la povertà educativa nel mezzogiorno. Con questa modifica il governo ottiene un risultato, punta ad ottenere un risultato molto importante, perché chiaramente questo ci consente di poter mantenere fede al percorso stabilito. La quarta rata in questo modo può essere oggetto, dopo la condivisione formale da parte della Commissione europea, di una richiesta di pagamento che inoltreremo. Mi preme sottolineare che al momento tre paesi hanno chiesto il pagamento della terza rata: Spagna, Italia e Grecia. Nessun paese ha chiesto il pagamento della quarta rata. Questo percorso ci consentirà nei prossimi giorni di poter chiedere il pagamento della quarta rata. Fermiamo solamente una manciata di secondi, poi c'è lo sport, dobbiamo parlarvi della seconda giornata di visite per il Brescia Calcio e c'era anche Castaldello. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni festivi esclusi in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Una buona serata anche agli amici sportivi. Allora, dicevamo, seconda giornata di visite mediche per il Brescia a Brescia 2 e fra l'altro stamattina è arrivato anche Castaldello. Seconda giornata di visite mediche per il Brescia Calcio al Panatletico di Via Aldo Moro. Dopo la prima tornata di ieri, anche questa mattina sono arrivati diversi giocatori per sottoporsi ai canonici test sanitari che precedono la ripresa degli allenamenti. Non solo però, perché si è rivisto per la prima volta dopo la partita della retrocessione anche Daniele Castaldello. Il mister dell'ultima parte della stagione da poco terminata ha in questi giorni incassato la fiducia di Massimo Cellino, che lo ha fortemente voluto mantenere al suo posto anche per l'annata 2023-2024. Bellissimo, grazie. Così ha risposto ai cronisti che lo attendevano sulla soglia del centro medico quando gli hanno chiesto come andava. Sarà lui il padrone di casa a partire da domenica, quando prenderà il via il ritiro domestico fra il centro sportivo di Torbole e Rezzato. Fra i giocatori visti in mattinata troviamo Davide Adorni, Luca Lezzerini, il giovanissimo Manuele Recaldini, Tom Vandeloy, Emanuele Ndoi e Nicolas Galazzi. Nel frattempo pare che il collegio di garanzia del CONI, chiamato a decidere sui ricorsi di Regina, Perugia e Foggia, abbia anticipato la giornata clou a lunedì 17 luglio anziché il 21. Il verdetto potrebbe arrivare già lunedì sera o al massimo il giorno successivo. Potrebbe quindi arrivare un nuovo via libera alla Serie B delle rondinelle, al netto di quelli che poi saranno gli ulteriori ricorsi.
Oggi è giovedì e per noi significa motori a 360 gradi con Attilio Tantini, allora sentiamo le anticipazioni. Grazie della linea, sarà una puntata variegata perché parleremo di auto storiche, addirittura dalla Polonia, oltre 100 vetture targate 126 degli anni 80-70 sono partiti dalla Polonia, sono venuti al Museo Mille Miglia, raggiungeranno la Costa Azzurra e poi ritorneranno in Polonia. Quindi un momento importante di quello che... Pensate che il pilota più vecchio, tra virgolette, ha 93 anni, il suo navigatore 92. Mi sarebbe piaciuto vedere le note che si davano nella macchina. E poi quello che riavvolgiamo il filmato della Mille Miglia. Durante la Mille Miglia eravamo a Maranello con Challenge Ferrari, ben 110 vetture, vetture da sogno, che dire, corrono in Ferrari, è il sogno di tutta la vita. A voi la linea. Grazie Attilio, appuntamento allora alle 21 con motore a 360 gradi, con le notizie di appuntamento invece è sul nostro giornale online, livebrescia.tv, non si ferma, continuano ad aggiornarsi qui sul giornale online. E trovate anche la diretta del nostro canale 181 del Digitale Terrestre, 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. Vi ricordo che le notizie le trovate anche sui nostri canali Telegram, Live Brescia News e The Live Brescia Sport, e arrivano quindi sul vostro cellulare senza dover far nulla, oppure sulla nostra app, scaricatela, è totalmente gratuita, troverete non solo le notizie ma anche tutto il mondo di Live, anche con i nostri social. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto il nostro telegiornale, buona serata, ci vediamo domani.